Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo disfagia, cause e sintomi. Sintomi e segni clinici della disfagia possono essere eclatanti oppure quasi impercettibili e facilmente equivocabili. Soprattutto in caso di odinofagia, deglutizione dolorosa, e globus, sensazione di un nodo alla gola, condizioni indipendenti ma a volte compresenti, si rende necessaria la cosiddetta diagnosi differenziale. Nota. L'odinofagia rappresenta un sintomo abbastanza distintivo di carcinoma, sebbene abbia anche numerose altre cause non correlate al cancro. Il sintomo tipico della disfagia è invece la fatica nel far passare cibi / bevande, soprattutto solidi, dalla bocca allo stomaco. Il paziente descrive spesso una sensazione di blocco prima del passaggio allo stomaco e conseguente rigurgito. Attenzione! La calasia è una delle principali eccezioni rispetto al modello consuetudinario di disfagia, in quanto prevede una tendenza a maggiori difficoltà con i fluidi rispetto ai solidi. Nella calasia si verifica la distruzione idiopatica dei ganglii parasimpatici del plesso di Auerbach dell'intero esofago, che si traduce in un restringimento funzionale dell'esofago inferiore e insufficienza peristaltica per tutta la sua lunghezza. Quando viene chiesto dove si ferma il cibo, i pazienti spesso indicano come sede dell'ostruzione la regione cervicale, collo. Nota. Il sito effettivo dell'ostruzione è sempre pari, o al limite inferiore, alla zona percepita, mai superiore. Segue la sensazione di mancata sensibilità faringea o altre sensazioni di inadeguatezza nel meccanismo di deglutizione. Tuttavia, il quadro dei segni e dei sintomi può considerarsi molto più complesso di così, soprattutto nel momento in cui la condizione venga riconosciuta in stato già avanzato, con sintomi e i segni clinici corrispondenti alle complicanze stesse. Inoltre, certi pazienti affetti da disfagia mostrano una limitata consapevolezza della loro condizione. Ciò significa che la mancanza del sintomo non esclude necessariamente una malattia sottostante. Situazioni simili sono probabilmente le più pericolose. Questo perché, non diagnosticata o non trattata, la disfagia aumenta il rischio di aspirazione polmonare e conseguente polmonite. In tal caso, il paziente può manifestare presenza, anche costante, di febbre, spesso trascurata perché di bassa entità. Certi soggetti presentano la cosiddetta aspirazione silente e non mostrano invece né tosse né altri segni. La disfagia non diagnosticata può anche provocare disidratazione, malnutrizione e addirittura insufficienza renale. Il calo ponderale e la disidratazione, quali conseguenze di una complicata assunzione di cibi e bevande, oltre ad essere tipiche complicazioni della disfagia, vengono anche considerati due dei più importanti segni clinici di questa malattia. In sintesi, sono segni e sintomi frequenti di disfagia orofaringea. Sensazione consapevole di difficoltà nel deglutire. Difficoltà a controllare il cibo in bocca. Sensazione di soffocamento. Incapacità di controllare la salivazione. Difficoltà a iniziare la deglutizione. Presenza di cibo bloccato in gola. Tosse durante i pasti. Velatura della voce post deglutizione. Polmonite frequente. Perdita di peso inspiegabile. Costante sensazione di debolezza. Voce gorgogliante dopo la deglutizione. Riflesso del vomito frequente. Rigurgito nasale durante i pasti. Possibili cause di disfagia. Disfagia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Acalasia, adenoidi ipertrofiche, adenoidite, atresia esofagea, atrofia muscolare spinale, calcolosi salivare, demenza vascolare, difterite, diverticoli esofagei, diverticolo di Zenker, ebola, ernia iatale, esofagite, esofago di Barrett, febbre di Lassa, gozzo, ingestione di sostanze caustiche, malattia di Kagas, malattia di Creutzfeldt-Jakob, malattia di Huntington, malattia di Wilson, palatoschisi, parotite, pemfigo volgare, pericardite, polmonite ab ingest, reflusso gastroesofageo, sclerodermia, sclerosi laterale amiotrofica, sindrome di Prader-Willi, sindrome di Sjögren, spasmo esofageo, tetano, tiroidite subacuta, tracheite, trisomia 13, trisomia 18, tumore dell'esofago, tumore delle ghiandole salivari, tumori della laringe, ulcera peptica, cause rare. AIDS, amiloidosi, aneurisma aortico, antrace, botulismo, bronchite, calcoli tonsillari, candida, emorragia cerebrale, encefalite giapponese, epidermolisi bullosa, faringite, faringotonsillite, fibrosi cistica, gastrite, ischemia cerebrale, laringite, malattia di Gaucher, meningioma, mesotelioma pleurico, miastenia gravis, mixoma, mononucleosi, morbo di Parkinson, neurinoma dell'acustico, neuropatia diabetica, paralisi cerebrale infantile, polimiosite,
poliomielite, rabbia, sclerosi multipla, sindrome della bocca urente, siringomielia, spina bifida, timoma, tonsillite, tumore allo stomaco, tumore della tiroide, tumori cardiaci. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.